Dopo la sua ordinazione a sacerdote nell'abbazia agostiniana di Santa Croce a Coimbra, Fernando, il nostro Sant'Antonio, fu incaricato dell'ospitalità e fu proprio come ospitaliere che Fernando venne a conoscere per la prima volta i francescani. Un giorno del 1219, cinque seguaci di San Francesco giunsero alla porta dell'abbazia, chiesero ospitalità e Fernando fu felice di accoglierli. Gli dissero che la loro meta era in Marocco, dove avrebbero predicato ai non cristiani. Fernando fu veramente colpito dal loro semplice stile di vita francescano e dal loro entusiasmo e quasi quasi nel profondo del suo cuore li invidiò. I cinque francescani erano Berardo di Carmio, Pietro, Ottone, Accursio e Adiuto. Quando i cinque frati giunsero in Marocco, iniziarono a predicare il Vangelo nelle piazze e furono immediatamente fermati e fu loro intimato di lasciare immediatamente il paese. Tuttavia non obbedirono e continuarono a predicare e alla fine il sultano ordinò che fossero arrestati. Furono più volte frustati. Promisero loro delle ricchezze e onori se avessero rinunciato alla loro fede, ma fu tutto inutile e alla fine vennero decapitati il 16 gennaio del 1220. Nell'apprendere la tragica notizia della morte dei suoi frati, San Francesco esclamò: «Ora posso dire con sicurezza di avere cinque frati minori». Le loro salme vennero trasferite in Portogallo e il re ordinò che venissero tumulate nella chiesa di Santa Croce a Coimbra, la chiesa degli agostiniani. Ogni giorno molta gente andava a venerare le reliquie di questi cinque martiri della fede e tra di loro c'era sempre Fernando. Meditava sull'eroica risposta di questi frati francescani alla chiamata del Signore, una chiamata che li aveva portati anche loro sulla croce. Piano piano Fernando sentì dentro di sé che doveva fare qualcosa, che qualcosa doveva cambiare nella sua vita. Che cosa voleva il Signore da lui? La persecuzione contro i cristiani dai tempi di Sant'Antonio è purtroppo fortemente aumentata. Secondo Open Doors, un'organizzazione che da oltre 60 anni lavora per evidenziare le persecuzioni nel mondo, sono oltre 215 milioni i cristiani che vengono perseguitati nel mondo, circa un cristiano ogni 12. Lo scorso anno sono stati uccisi 3.060 cristiani, 1.922 sono stati incarcerati e 793 chiese prese di mira. La Corea del Nord ha il triste primato di essere il paese più pericoloso per essere cristiano. In Corea si deve praticare la propria fede in segreto e se si viene scoperti si viene mandati in un campo di lavoro. Si pensa che circa 70.000 cristiani più o meno vivano in questi campi. Segue al secondo posto lo Stato Islamico dell'Afghanistan. Coloro che si convertono al cristianesimo rischiano la vita se sono scoperti. E altrettanto accade anche in Somalia, che è al terzo posto nei paesi dove è pericoloso essere cristiani. Preghiamo pertanto per i cristiani perseguitati. Signore misericordioso, proteggi i nostri fratelli e sorelle che sono perseguitati per la loro fede. Fa che la tua pace regni in quei paesi dove ai tuoi figli non è permesso vivere la fede con sicurezza e assisti coloro che operano per sostenerli anche a costo della loro vita. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen.